Allora, vogliamo iniziare con una frase di una persona che noi abbiamo sempre molto stimato, Tiziano Terzani. Ogni volta che non si dona qualcosa si perde un'occasione. Bellissima, molto bella. Allora, questo per dire che noi stiamo donando al popolo italiano qualcosa di molto importante. Se il popolo italiano non si rende conto di quello che noi stiamo facendo per il popolo italiano, peggio per il popolo italiano, noi comunque queste cose le facciamo in ogni caso, No, ma le faremo per le facciamo per dovere. tre motivi. Per noi personalmente perché ci piace fare questo, per indole, proprio per una questione endogena. Io l'ho sempre fatto a prescindere. Secondo, lo facciamo per gli italiani perché effettivamente È una vergogna, guarda, è uno schifo, una vergogna che ci sia un paese di 70 milioni di testa di cazzo che si fanno dominare da una masnada di magistrati, uno più delinquente dell'altro. salvo casi rarissimi. Sì, quelli che poi Qualcuno, vengono messi in mezzo, certo, qualcuno quelli c'è che ogni si tanto. comportano onesti, li vogliono dichiarare pazzi e Anche. sappiamo a chi ci riferiamo. Capito? Certo. Allora, nell'ambito di un discorsetto marginale alla denuncia che abbiamo fatto prima e che abbiamo illustrato prima, voglio leggere due cosette che devono servire sempre indirettamente per la comprensione di cos'è questo paese. Questo è, ad esempio, un'intervista pubblicata sulla rivista Il Carabiniere, un'intervista al noto scrittore Camilleri che tutti conoscono, I Mille secondo Camilleri. Proseguiamo la nostra chiacchierata sulla spedizione dei Mille. Caro maestro, attenzione a quello che fa la domanda. Nel 1943 sappiamo con chi si schierarono i padrini e il ruolo che hanno avuto boss come Lucky Luciano Non e solo, i Enzo padri, non Russo, solo i padrini siciliani, ma ma di anche singolo americano, soprattutto quelli, e non solo, anche quelli che vengono dalla parte di là del Mediterraneo. esattamente, come Lucky Luciano, Genco Russo o Vizzini, nell'appoggiare gli alleati. Franche tre dita. Nel 1860, invece, da che parte stava allora la L'onorata mafia? società? Allora si chiamava ancora Onorata Società. Dicono tutti che fu a favore di Garibaldi, perché è una faccenda curiosa quello che risponde Camilleri, queste cose le sa perché. Ma non, dopo aggiungo qualche altra cosa io. Se è vero questa presa di posizione, di cui ho trovato tracce in diverse fonti, in un certo senso essa è contraddittoria, perché con i Mille e in arrivo un ordine nuovo e i mafiosi non crescono nel rinnovamento. Io vorrei fermarmi qui perché queste sono le considerazioni a mio avviso fondamentali. Se è vero come è vero che i mafiosi non crescono nel rinnovamento, Non è neanche vero questo, non è vero neanche questo, perché adesso abbiamo una dimostrazione invece che è nel rinnovamento che si infiltra ma quale la rinnovamento? mafia. C'è forse in Italia un rinnovamento, in Sicilia c'è forse un rinnovamento, Vabbè, la chiamiamolo. Sicilia è una propaggine degli Stati Uniti d'America, Lo sappiamo. come era quello programmato all'epoca e che poi, grazie ad accordi sotterranei tra De Gasperi e la loro amministrazione statunitense, con l'eliminazione a tradimento del famoso bandito Giuliano, Colonnello, ricordiamolo sempre, colonnello dell'esercito di liberazione. esattamente, allora il bandito Giuliano fu eliminato perché a quel punto si arrivò a una congiuntura che oggi è evidente sotto gli occhi di tutti, per cui mentre Giuliano si batteva per far sì che la Sicilia diventasse l'ennesimo stato degli Stati Uniti d'America, come le isole Hawaii, che non c'è nessuna ragione che sia uno stato degli Stati Uniti d'America, ma furono create appositamente per fare un tranello ai giapponesi, che quando i giapponesi bombardarono Pearl Harbor nelle isole Hawaii, attaccarono direttamente gli Stati Uniti. Questo permise a Roosevelt di dichiarare guerra al Giappone. Questo è il meccanismo. La stessa cosa non è avvenuta qui, ma in ogni caso la Sicilia è una fondamentale base militare degli Stati Uniti. Allora, se è vero come dice lui, che è verissimo, dobbiamo dire che la mafia ha sostenuto gli Stati Uniti perché gli Stati Uniti non hanno portato l'innovazione, ma il regresso. E il regresso da quando l'hanno portato? A epoca pre-garibaldina,
Per cui la struttura della Sicilia e dell'Italia oggi, gestita in un modo o nell'altro, con la magistratura o con altri, tutti comunque infeudati con la massoneria, è l'Italia pre-risorgimentale, oltretutto, con tutte le pecche che poi possiamo riscontrare nel movimento risorgimentale stesso. Tu avevi qualcosa da dire? Sì, io volevo dire che è sempre nei numeri che si trova la verità. Da tecnico io con i numeri c'ho sempre ragione. Numero. Allora, la gente sa poco di storia e poco ancora dei numeri della storia. Allora, i 1000 di Garibaldi intanto erano un po' di più, ma questo non è importante. No, lo sono stati di più a successo avvenuto. Esatto. Quando all'inizio... Ah, quello... No, si sono moltiplicati come quelli che andavano in montagna, uguale. Sì, i partigiani, i cosiddetti partigiani. Nel 1000 e all'inizio del 900, quando il governo decise di dare la pensione ai 1000, arrivarono al governo 100.000 domande di pensione. No, ma aspetta... Quello che volevo far rilevare io era che di battaglie cruciali nella risalita da Marsala in su delle truppe di Garibaldi, chiamiamole truppe per modo di dire. Ma lì c'erano tanti picciotti. Cioè, no, aspetta, quella più importante è stata la prima e l'ultima. Allora, nel totale però, nel corso poi della risalita ovviamente non erano più 1000 e quindi i 100.000 erano sicuramente esagerati, ma sicuramente 20-30.000 erano 20.000, sì. Ecco. No, perché li abbiamo visti dopo, non erano 20.000 quando Garibaldi ha tentato, no, però, prendere Roma partendo sempre dalla Sicilia, certo. Dove fu fermato alla Spromonte. Una cosa per volta, era molto, una cosa per volta, che sennò confondiamo le idee. Allora, in tutto il tragitto da Marsala fino all'ultima battaglia del Volturno, in totale di garibaldini ne sono morti di un numero? No, guarda, te lo dico io, 254. Esattamente, la battaglia di Calatafimi furono 25. 27, o 25 o 27, a seconda allora, delle versioni. Era quello il discorso, è su questo che volevo far riflettere. La battaglia percentualmente più gravosa dei garibaldini è stata quando erano poco più di 1000, appena sbarcati da Marsala, che a Calatafimi subirono la perdita di 27 persone. Perché? Perché ancora non si erano fatti gli accordi con la mafia. Esattamente. Perché a partire da quel momento lì è stata un'avanzata senza combattimento praticamente. Per tutta la Sicilia non ci sono state più quasi schermaglie, se mi ricordo bene, tranne c'è stata lì a Bronte le rivolte con l'esercito, gli accordi sotto banco con l'esercito. Esatto, no? Oltretutto. Poi una volta sbarcati in Calabria ci fu la battaglia da Aspromonte. Esattamente. E poi Aspromonte qualche annetto dopo, aspetta. Quando Garibaldi fu fermato perché voleva 1867. Sì, no. Voleva andare. Non parlavo di quella spromette lì, parlavo di qualche schermaglia che sì. Era stata risalendo la penisola. Sì. Ma la battaglia vera poi è stata lì al Volturno. I morti ci sono stati, eh. Soprattutto.